Machine su Radio Bruno con Fireworks. Allora, li abbiamo annunciati da praticamente un sacco di giorni. Io e la Ge oggi ci siamo tutti quanti, come si dice? Punzate vitello con la pelliccia sintetica anche noi. Chissà se ci stanno vedendo, sono al telefono. Ce Pio Amedeo! Eccoli! Ma chi c'è? Chi c'è? Ma chi sarà? Ragazzi, benvenuti! Grazie mille dell'accoglienza, perché vi abbiamo visto per un attimo le immagini, quindi abbiamo visto come siete vestiti. Sì. Quindi grazie per la celebrazione. E siamo talmente brutti che la linea si è interrotta immediatamente. Possiamo capire. No, possiamo voglio capire. Dire, non ti preoccupare, perché anche Luxuria ha cominciato così. Allora, Pio Amedeo, raccontateci un po' da domani sera per 3 serate su Canale 5, che cosa succederà? Siamo curiosissimi. Quello che succederà non è dato sapere, manco da noi. No, ma manco da noi, ma non che non ve lo vogliamo dire, perché non lo sappiamo manco noi, perché più o meno c'è un, ovviamente, un calovaccio, una scaletta, però ovviamente non sappiamo mai dove si va a parare. Però è uno show in grande stile che la rete si è permessa di fare in questo periodo, quindi ringraziamo Mediaset che ha avuto il coraggio in questo periodo di provare una cosa del genere. Quindi il packaging, per usare un termine molto milanese che ho imparato da 20 giorni, il packaging è quello di un grande show. Poi dentro, purtroppo, per il packaging ci siamo noi. Ma lo sapete che, insomma, Maria De Filippi tra gli ospiti, De Gregori tra gli ospiti, ma hanno capito che vengono da voi? Che cosa succede? L'hanno capito? Hanno capito. No, guarda, facciamo un po' i seri per poco. Sarà una roba abbastanza diversa per chi è abituata ad avere una concezione di noi, quindi farà veramente strano. Questa secondo noi è la scommessa. Insomma, l'impatto iniziale nel vederci in queste vesti sarà la vera curiosità. Poi, la sentenza, ecco. Quindi noi siamo felici di esserci buttati in questo esperimento qui. Gli ospiti sono tantissimi, come detto ci sarà anche Tommaso Paradiso. Nella seconda puntata ci avremo altri nomi pazzeschi, passami il termine, e anche inaspettabili, insomma, come la prima del La cosa incredibile è che ti mettono in gioco con noi anche nomi di questa caratura, ecco. Quindi è un bel segnale per la... stiamo dicendo che sono le prove tecniche, le prove generali di normalità anche per quanto concerne il pubblico. Noi avremo il pubblico vero, cioè senza le mascherine, è vero, con il plexiglass a fianco e quindi con tutti i protocolli adottati, però sono delle prove tecniche di normalità, quindi siamo contenti di farle noi. E già anche il nome Felicissima Sera dà l'impressione di uno show che sarà l'insegna del divertimento, del tornare un po' alla volta, insomma, a godersi la serata in maniera tranquilla e serena e felice, con due sane risate. Certo, guarda, quella è la seconda sfida grande che andremo a fare. Per il resto ci avremo il pubblico, quindi ci sarà il pubblico tutto tamponato, quindi veramente l'impatto è devastante, perché sembra che questi 2 anni quasi di Covid, un anno è passato, non so quanto adesso, è addirittura dimenticato da quanto tempo, hanno realmente stravolto il tutto. Quindi tornare a questa normalità, anche per quello che faremo, perché siamo tutti super tamponati, quindi ci sarà un contatto, ci sarà un estremo contatto, e si percepisce proprio un sentimento di libertà. Molto bene, questo ci fa tanto piacere. Allora, il titolo è arrivato durante una cena a Foggia, un vostro amico ristoratore ha detto chiamatelo vero, così. Il nostro amico, è solo il titolo, perché poi non era in condizioni, insomma, immaginiamo, dopo cena magari. Ma di solito, sai, fa figo dire, ma un titolo su cui abbiamo riflettuto, ragionato parecchio. No, non è vero, non ci è venuto, è un giorno intero ci abbiamo messo a pensare al titolo. È arrivato lui, avvinazzatissimo, si avvicina e ha detto, parla come la canzone di Mario Merola, Felicissima Sera. E non abbiamo trovato un titolo migliore da là in poi, è una cosa incredibile. Quindi ci fa ridere che il titolo sia arrivato da uno che non c'entri nulla con il nostro mestiere. Molto bene, allora Pio Amedeo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, soprattutto non vediamo l'ora di vedervi e poi non vediamo l'ora di toglierci la pelliccia sintetica, sì, perché fa caldo. Però fanno un caldo. Tenetela.
Vedela, perché in un frangente la rimetteremo anche noi domani, in tarda serata. Ah sì? Ma che bello! Quindi insomma abbiamo fatto uno spoilerino, sì, di quello che accadrà, esatto, domani non sera. Non l'abbiamo detto a nessuno, però dai, a voi sì, perché Radio Bruno ce l'abbiamo nel cuore. Grazie, anche noi, tantissimo. Grazie, la stessa cosa a Radio Nord. Ma immaginiamo! Abbiamo sentito, infatti, ciao, prima. Mio, ciao, ragazzi. Ragazzi. Ciao, Pio! Un abbraccio grande, a domani! Ciao, ragazzi! Ciao! A domani! Oh, fantastici! Io però, è stato un piacere averli con noi, però adesso, guarda, non vedo l'ora di togliermi no, sta pelliccia. Balla Fred De Palma, balliamo così, Fred balla, De Palma balla, così. Balla, dai, balliamo.